Tutti i campionati regionali di Serie C e D, maschili e femminili, hanno osservato un turno di riposo. Ma per i campionati giovanili è stato un fine settimana ricco di risultati. Finale provinciale Under 14 femminile. Le due squadre favorite nella Final Four, Maurina Azzurra e Golfo di Diana, sono state sconfitte a sorpresa nelle semifinali dopo un combattuto tie-break, rispettivamente dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Salis Ventimiglia. E nella finalissima tra queste ultime due squadre, partita finita anche questa al tie-break, vittoria e titolo per Salis Ventimiglia, che così parteciperà alla finale regionale. Sempre under 14, ma settore maschile. Il Sanremo Volley, che nell'immagine vedete in maglia bianca, ha superato per 3-0 il Volley Team finale nella gara 2, giocata nella palestra Cittera. Avendo vinto anche l'incontro di andata per 3-0, si qualifica per la finale interprovinciale Savona Imperia, in programma il 13 aprile. L'avversario uscirà dal confronto tra Volley Team Armataggia e Planet Albissola, che si è già aggiudicato gara 1 per 3-0 a Ruffini di Taggia. Under 18 femminile, nella finale regionale nulla da fare per l'INAS Italia Taggia, che ha dovuto cedere per 3-0 al Serteco Volley School Genova. Under 13 femminile, nel girone A al comando Golfo di Diano con 12, seguito da Pizzeria El Billi con 11. Nel girone B conduce Gazzera Sanremo con 9, segue la Maurina con 7, ma con una partita in meno. Prima divisione femminile, risultati dell'11ª giornata. Maurina Classe 3-1 su Salis Ventimiglia, NLPA 3-0 su Mafra Taggia, Tallywhale Sanremo 3-0 su NLPB e Maurina Strescino 3-1 su Golfo di Diana. Classifica comandata dalla Maurina Strescino con 30 punti, seguita da Tallywhale 25, NLPA 24. Concludo parlando della Final Four di Under 16 femminile. Domenica, Palestra Ormon, ore 9:30, prima semifinale, NLP Funivia Maurina Azzurra, a seguire Golfo di Diana Volley Bertaina Taggia. E alle ore 16:30 la sfida per il titolo provinciale. Ora vi lascio al post partita di Under 14 maschile con interviste e commenti sulla bella vittoria del Sanremo Volley sul Volley Team finale. Sì, grandissima soddisfazione, i miei ragazzi si sono comportati bene, finalmente riusciamo a vincere fuori dalla provincia di Imperia, non siamo abituati a questo, quindi molto soddisfatto. Ci aspettiamo sicuramente una pallavolo di più alto livello, e sicuramente le altre compagini sono molto più organizzate, meno male per certi versi perché è ora di conoscere il vero livello della pallavolo under 14 maschile. Sì, anch'io ho bisogno di riferimenti, ho bisogno di confronti per capire dove intervenire, in che tipo di lavoro fare da oggi come programmazione per i prossimi anni. Non è finita qua, noi ci teniamo, puntiamo comunque al titolo sicuramente. Abbiamo qualche elemento che si sta sempre contraddistinguendo sempre di più, sia per misure che per capacità. Sta al tecnico farli lavorare molto e a loro impegnarsi molto e ottenere i primi risultati importanti. Ma sono bravi, ossia hanno vinto il campionato provinciale e adesso andranno per la fase regionale, si dovranno incontrare con i vincitori dell'altro girone, che dovrebbe essere Albissola, se non sbaglio. Comunque è un gruppo omogeneo, un gruppo di bravi ragazzi che si allenano, hanno un buon allenatore e quindi hanno un'ottima guida e sono cresciuti moltissimo dall'anno scorso, ad esempio. Ma la nuova Lega Pallavolo sta lavorando anche nel settore maschile, da qualche anno già abbiamo cominciato con i piccolini prima e abbiamo una cinquantina di ragazzi del settore maschile che, unito a quello femminile, appunto fanno parte tutti della Scuola Federale di Pallavolo. L'impegno la società lo mette per tutti, sia il settore maschile che femminile, e cerchiamo che da questi ragazzi speriamo che venga fuori un bel gruppo che continui a crescere per magari salire e ambire ad altri traguardi. Questo risultato è anche merito chiaramente della società, dei dirigenti, ma in modo particolare dell'allenatore, l'ho detto già, e di Cesare Fagnani, che li ha seguiti, che li segue in modo particolare. Chiaramente io non riesco a seguire tutto nel miglior dei modi e ci pensa Cesare, il mio vicepresidente, a seguirli, e i risultati si ottengono. Finali un terno al lotto, si può dire, non lo so, speriamo bene.
con la finale, ci abbiamo diverse finali, ci abbiamo l'Under 16 domenica e lì speriamo che sì. E poi ci abbiamo la Serie D sabato, anche lì è obbligo vincere per poter passare il turno. E con questi ragazzi speriamo che vada bene, ecco. L'Albisola certamente non è ultima, però noi ce la metteremo tutta e penso con la grinta che hanno, con la volontà e la voglia di vincere, riescono anche lì magari a fare il risultato e sarebbe il massimo per noi, per il settore maschile.